Buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, io mi chiamo Silvia Vecchini, sono una scrittrice, scrivo libri per ragazzi, romanzi, fumetti e raccolte di poesia. Ho iniziato a scrivere in versi da adolescente e anche se mi piacciono tutte le forme di scrittura e mi piace molto sperimentarle e spostarmi da una all'altra. La voce a cui sono più affezionata è quella della poesia, proprio perché è stato il mio primo così, mezzo di espressione. A un certo punto ho sentito che c'era una voce dentro di me che chiedeva di essere ascoltata, le ho dato fiducia, ho iniziato a trascrivere questi primi versi, anche se non sapevo esattamente se fossero delle poesie, ma dicevo, ho provato a dare fiducia a questa voce che nasceva dentro di me. Scrivevo su piccoli taccuini, ma anche dietro il biglietto dell'autobus, dietro gli scontrini, e ogni volta che queste parole in qualche maniera si accendevano, incontravano qualcosa che mi stupiva e si accendevano e volevano essere scritte. Contemporaneamente leggevo le parole dei poeti in maniera molto libera, curiosando tra i poeti che avevo in antologia, nell'antologia di scuola o cercando qualcosa in biblioteca, e dicevo con molta libertà e anche naturalezza. E sentivo nella voce dei poeti qualcosa che si incontrava con una richiesta che c'era dentro di me, che era quella delle parole, di parole che erano un po' diverse da quelle che scambiavo nei discorsi quotidiani. Potevano essere parole anche molto comuni, però creavano delle scintille particolari, perché nascevano magari immagini sorprendenti e andavano ad illuminare qualcosa di misterioso che chiedeva di essere svelato. Ecco, le parole della poesia avevano per me un effetto molto particolare perché mi interessava come erano disposte nella pagina, la loro forma, con i loro silenzi, proprio la disposizione nella pagina, gli a capo. Sembravano una specie di partitura che chiedeva di essere letta dalla mia voce, sia la voce alta, ma anche dalla mia voce interiore. Dall'altra parte, il suono della poesia, il suono delle poesie, generava in me una specie di incantamento, era una specie di formula magica la poesia, che anche se non comprendevo fino in fondo, perché a volte la poesia può anche non essere compresa fino in fondo, qualche volta non chiede questo, chiede di essere ascoltata. E, ecco, questo suono produceva, dicevo, una sorta di incantamento, come una formula magica proprio. Perché leggere poesia? Insomma, il mio invito è quello di provare, anche se ci sembra qualcosa di misterioso o a prima vista distante, invece, ecco, poter leggere poesia è come avvicinarsi a una lingua, una lingua che parlano in tanti, da tantissimo tempo, da sempre, è proprio il modo più profondo, forse, che ha di parlare l'umanità e quindi è una grande occasione avvicinarsi a questa lingua. È anche l'occasione di conoscere una lingua segreta, misteriosa, che chiede di guardare il mondo con estrema attenzione, perché è sempre nuovo. E anche una lingua che si accorda a qualcosa di molto segreto e misterioso che è dentro di noi. Allora, leggere poesia è avere una chiave in più per leggere il mondo e anche per capire noi stessi.